E ciao a tutti amici di Game Legends, oggi siamo qui con Creative e con due prodotti freschi freschi, nuovi e soprattutto fantastici. Li abbiamo già provati a Milano, ma adesso ci hanno inviati per andarli un po' a vedere più nel dettaglio. Parto dalla scatolina piccola perché questa scatolina, che descrive tutto come una magica esperienza di audio reale o di realtà audio, insomma, è davvero magica. Comunque, questa è un amplificatore per cuffie da telefono, ma in realtà è collegabile un po' ovunque, mentre queste sono le cuffie a Urvana Special Edition. Perché insieme? Perché questo piccolo aggeggio del costo di 150 euro in realtà vi permetterà di avere gratis le cuffie, che da sole costerebbero 100 euro. Allora, questa scheda, che tra l'altro è davvero, ha un design davvero fantastico, non so se lo potete vedere perché è davvero piccola, ma è completamente in metallo, presenta l'uscita audio qui davanti, mentre qui sotto presenta un ingresso USB. Inoltre ha un pulsante più il volume e un altro tasto centrale fra il volume. Nella scatola inoltre troviamo un cavo Type-C Type-C e un adattatore Type-C micro USB nel caso in cui il vostro telefono fosse vecchio. Le cuffie, le Urvana Special Edition, sono delle cuffie davvero particolari. Nonostante la loro leggerezza, nonostante il fatto che sono davvero pratiche e comode, sono soprattutto piccole e morbide, quindi nel senso abbandonano tutto il discorso di quei cuffioni giganti in favore di una comodità maggiore e di una leggerezza maggiore. Allora, sono cuffie per audiofili, quindi in automatico non hanno microfono, non hanno nulla. Quello che hanno è un doppio cavo che si unisce nel 3.5 mm. Le placche qui in plastica, diciamo bombate e rifinite con logo Creative per rilievo, e i padiglioni auricolari in pelle. Nella scatola inoltre troviamo anche un libretto. Perché questi due prodotti insieme? Perché in realtà funziona in questo modo. Questa scheda, che potete inserire al vostro telefono e scaricare l'applicazione ad hoc per utilizzarla, aggiungerà una sorta di realismo al vostro audio, il che significa che aggiungerà una gamma di frequenze davvero davvero più ampia. Quindi in questo modo voi potrete trasformare queste cuffie, che sono validissime ma sono cuffie stereo, in un'esperienza audio decisamente sopra la media. Prendiamo il nostro fantastico Huawei P30, la recensione la troverete a breve sulle nostre pagine, e andiamo ad inserire appunto questa scheda audio, questa Super X-Fi AMP. Andiamo a sbloccare il telefono e andiamo ad aprire l'applicazione. Allora, la particolarità di questa applicazione, oltre al fatto che richiede un accesso che farò subito, è che studia la conformazione della faccia per andare, diciamo, a simulare l'audio, un audio reale, ok? Quindi c'è un head map che io già ho fatto il 30 marzo, ma che adesso andrò a rifare per mostrarvi come funziona. Di base vorrà vedere la posizione della vostra orecchia destra, sinistra e del viso, e costruirà intorno a questo una mappa 3D che permetterà di simulare un audio decisamente migliore del classico stereo. Ma come facciamo a capire se è davvero così migliore? Allora, mettiamo la canzone dei Panic at Disco e andiamo a vedere come funziona. Allora, oltre ad avere la gestione del volume, qui c'è un pulsante per attivare e disattivare. Adesso la funzionalità vera e propria non la capisco, perché se la scheda serve per migliorare l'audio, perché dovrei disattivarla? Però funziona bene nel nostro compito, diciamo, perché andiamo a vedere cosa cambia. Metteremo l'audio a palla, come si dice qua da noi, e cercheremo di fare in modo che
l'audio si sente, così vi mostro la differenza. Questo, questo è l'audio senza l'effetto, ok? Quindi in automatico è un audio comunque buono, perché le cuffie sono buone, ma manca di quel plus che può dare la scheda. Andiamo a vedere cosa cambia. Adesso vi farò sentire una parte classica e una parte con l'audio potenziato. Ora avrete sentito un cambiamento. Quel cambiamento, che magari a voi è sembrato normale, in realtà semplicemente ha amplificato le cose, ha amplificato l'audio, il che ha reso l'audio quasi più ricco di eco, simulando appunto uno spazio aperto, simulando un'acustica molto diversa dalle classiche cuffie. Ecco, questo è quello che fa questa scheda. Potete equalizzarla come vi pare, potete gestirla come vi pare, potete impostare qualsiasi cosa a questa scheda, che è minuscola, che non è scomoda per niente e che appunto potrebbe davvero cambiare l'esperienza del vostro ascolto di musica, ma anche di film, perché in realtà è compatibile con qualsiasi cosa. Cioè, paradossalmente, se questa la attaccate a un sistema PC tramite USB e scaricate il software, è una scheda audio portatile.